Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di pollo alla birra e miele. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 35 minuti. Gli ingredienti sono petti di pollo tagliati a cubetti, uovo, pan carré, paprika dolce, pepe, sale, miele di acacia, birra, cipolla, olio, pan grattato aromatizzato Bimby. Per la salsa, birra scura e miele di acacia. Il quantitativo degli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo la cipolla all'interno del boccale e la andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo andiamo ad aggiungere l'olio e insaporiamo per 5 minuti gradi velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere il pollo. Iniziamo a cuocerlo per 5 minuti. Temperatura varoma, velocità soft. Adesso prendiamo un attimino sul fondo. Richiudiamo il coperchio senza il misurino e andiamo a versare un misurino di birra scura. Andremo a sfumare per 2 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo la paprika. Il sale. Un po' di pepe. Il miele. E continuiamo la cottura per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il pan carré spezzettandolo. E l'uovo. Andiamo a tritare il tutto per 30 secondi a velocità 5.
Nel frattempo noi abbiamo mischiato la paprika con il pangrattato aromatizzato. Il nostro impasto è pronto. Qualora dovesse risultare molto liquido, aggiungete del pangrattato. Lasciamo raffreddare l'impasto per poter preparare le polpette. Adesso prendiamo il vassoio del Varoma nel quale riporremo le nostre polpette, prendiamo una parte dell'impasto e iniziamo a preparare le prime polpette. Li passiamo nel pangrattato e le andiamo a sistemare nel vassoio del Varoma, sino al completamento del vassoio. Preparato tutte le polpette, andiamole a spennellare con l'olio. Adesso andiamo a mettere all'interno del boccale che avremo lavato e asciugato la birra. E il miele. E andiamo a cuocere chiudendo col coperchio senza il misurino. Posizioniamo il Varoma. Andiamo a mettere il coperchio del Varoma per 12 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. Le nostre polpette sono pronte. Mettiamole momentaneamente da parte e facciamo addensare la salsa per 5 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2 senza il misurino. La nostra salsa è pronta. Andiamo a impiattare. Polpette di pollo con birra e miele. Grazie e alla prossima ricetta.